sono qua in X-Shape e voglio provare questo subdivision di questo della piramide, ok? E perché mi sembra molto interessante. A questo punto, anche per far notare un'altra cosa, mi metto davanti, ok? In vista, magari vista, una vista laterale. A questo punto, cosa faccio? Vado qui e vado a mettere piramide. La porto qua, ok? Dunque la porto qua. Vedete, mi attacco in questo punto qui. Ok, per cambiare io posso usare il tab. Dunque mi cambio così e dunque posiziono dove voglio io, ok? Qua laterale, laterale, questa qui laterale, probabilmente questa sotto. Questo bisognerebbe vedere però. Ok, e la posiziono qua, così è bello in centro. Ok, naturalmente, vabbè, dovevo portarla sopra, ma fa niente. A questo punto, la cosa interessante è che queste sono tutte proprio superfici. Questa linea blu mi dice che sono dritte, dunque è molto interessante questa cosa qui. Mentre questa è divisa in quattro, naturalmente se l'avessi divisa in tre avrei avuto una piramide con quattro lati. E dunque io posso, visto che sono bello dritto come sono qua, andiamo a vedere qua in posizione, io semplicemente potrei selezionare questo. Se mi fa perché è storto, ok, naturalmente tasto destro come al solito XYZ e questo me lo sposto, ok. Torno indietro, per esempio, anche se faccio in questo modo qui e vado a spostarmi questo, lui mi fa questo simmetrico e rimane dritto. Questa è la cosa interessante che mi piace di questa forma qua, è questa che potrebbe essere utile. Naturalmente, quando creo viene divisa in queste superfici, dunque probabilmente non è proprio simile a come se l'avessi creata in come si chiama? Con la modellazione parametrica, ok? Perché è diviso in diverse superfici. Dunque, un comando molto molto interessante che potrebbe essere utile comunque per creare qualcosa di interessante, ecco. Naturalmente, andiamo, ecco, l'ultima curiosità. Voglio vedere se riesco ad andare a fare tipo un raccordo qua. Vediamo se mi permette di andare a fare un raccordo. Sono curioso. Qui non abbiamo features, non abbiamo raccordo. Andiamo con la X in X Design. Ok. E andiamo a vedere se riesco a raccordare così curiosità. Comunque ecco, l'importante è quello lì del tab. Ok. Vediamo se riesco. Qui adesso si è bloccato. Attesa di risposta. Ok. Ok. Andiamo a vedere se riesco a fare una specie di raccordo. Vediamo cosa mi dà se prendo questo features. Vediamo prendendo quel punto lì. Vediamo se mi dà qualcosa. Ma non mi sa. Select edge of face. Dunque non posso selezionare punti, dunque selezionando questo comunque mi fa il mio raccordo tranquillo, ok, ah ecco così, facendo così vediamo che tipo di raccordo viene, proviamo 10, ok, e vediamo, e mi fa questo tipo di raccordo qua. Se invece vado a farlo qui, ok, raccordo, vediamo. Vediamo se mi fa. Cosa che sta facendo? Ho schiacciato qualcosa? Ok. Ah, perché? Devo aver schiacciato qualcosa inavvertitamente per andare su X-Shape. Ah, no, voglio tornare in X-Design. Ah, ho capito. Nella modifica mi è entrato direttamente. Caspita. Vabbè, e prendiamo l'occasione per di nuovo spostarlo leggermente
Ok, tasto destro, XYZ e solo questo andiamo a spostarlo e vediamo come si comporta poi il raccordo, tanto per curiosità. Ok, adesso voglio però andare di nuovo in salvo, ok, salva, e così siamo sicuri. Andiamo con la X, in X Design. Clicchiamo qua e voglio andare a vedere quella lì come posso farla. Cioè andiamo a vedere, vediamo se va. Ok, dunque vado a cliccare qua, vado a mettere raccordo. Fillet, andiamo a mettere 10, andiamo qua e andiamo qua. Ok, ah, e mi va a prendere anche, però togliamo la tangent, vabbè, vediamo cosa viene fuori così. Ok, ah, interessante questo, carino, molto carino. Ok, però potremmo anche fare solo su quello lì. Ok, solo su questo. Andiamo senza il tangent. Ok, solo lì. Solo lì, vediamo cosa viene fuori. Ok, vabbè. Vabbè, c'è quello lì. Però, vabbè, potevo riprenderlo e andare a farmi solo anche questa parte qua e chiudo. Ok, va bene, niente, nel senso questo qua della piramide può essere molto interessante per fare qualcosa di strano. E poi il tab, ecco, mi posiziono e il tab mi posiziono la subdivision diciamo a 90 gradi, ecco. Va bene. Ci vediamo alla prossima, arrivederci.